Oggi è notte nel mondo, non prendiamoci in giro. È la notte della terza guerra mondiale a pezzettini, come Papa Francesco la chiama. Per cui è importante dare questo segno che nella notte noi lanciamo un messaggio, ma è anche la notte non solo dei disastri di queste guerre, ma anche la notte dell'indifferenza. Ormai alla gente i problemi della pace interessano molto, se non vengono toccati direttamente non è concepibile. Dobbiamo spezzare questa notte, la spezziamo camminando nel buio e dicendo che noi crediamo in un mondo che è altro da quello che abbiamo fra le mani. Domani mi aspetto un altro giorno, ma non me lo aspetto calà che venga dal cielo, me lo aspetto attraverso l'impegno dei cittadini. Io penso che dobbiamo uscire fuori dal pensiero che arriverà qualcuno che ci salverà. Non ci sarà nessun liberatore né salvatore. O ci mettiamo insieme e insieme decidiamo che le cose non vanno e che si può cambiare verso un mondo che sia altro, meno tenebroso e più di luce, e solo qui la speranza nasce dal basso. Ma domani mattina, quando arriverà l'alba, saremo nella Basilica di San Francesco e invocheremo Francesco, ne abbiamo di bisogno, lo invocheremo perché ci aiuti tutti con la sua luce. Lui in un momento delle crociate ha avuto il coraggio di inventare la porzioncola, che era un gesto di non violenza, di critica alle crociate. Noi dobbiamo chiedere a lui davvero questo coraggio che aveva di andare controcorrente. 9 ottobre, Perugia Assisi, è una data importante. Partecipa anche tu. Non dire no, ma le marce non servono a nulla. Le marce servono. Più gente ci sarà qui in questa Perugia Assisi, più il nostro governo drizzerà l'orecchio e una speranza in più per la pace ci sarà.